Ciao ragazze, allora, secondo terzo video che giro con l'iPhone, stavolta l'ho girato, quindi spero che mi vedete, diciamo, intera, non vi escono una volta pubblicato il video su YouTube quelle fastidiose bande nere ai lati, però mi dovete perdonare, ve l'ho scritto anche nell'anteprima dei video vecchi, ma era la prima volta che giravo con l'iPhone, quindi non sapevo bene come posizionare il telefono, infatti non so neanche dove sto guardando, spero di insomma di guardare bene perché davvero non mi trovo molto molto bene con la webcam. Sapevo che dovevo guardare lì, adesso sto puntando la telecamera interna del mio iPhone. Vi ringrazio perché tanti di voi mi hanno scritto che si vede molto meglio con l'iPhone, quindi mi fa piacere di avervi dato una qualità video migliore. Allora, che fine ho fatto? Mi scuso perché tipo una settimana che non pubblico video, ma praticamente domenica scorsa sono andata a Napoli per un lavoro, per via del lavoro, delle cover da un fornitore lì, un buco nell'acqua perché teneva cover di merda, quindi niente, mi sono svegliata presto la mattina, comunque non ce l'ho fatta a girare video nel pomeriggio perché comunque sono abbastanza impegnata tra il lavoro al negozio e il lavoro delle cover. Per chi mi segue su Facebook e su Instagram sa che vendo alcune cover particolari per vari tipi di cellulari, la maggior parte raga però sono per l'iPhone, infatti volevo farvi il video le cover del mio iPhone. Non sono tantissime, però posso vantare di avere delle cover molto molto particolari e di averle solo io perché sono davvero top. E niente raga, allora questo è un video, vi dico la verità, di prodotti che sto testando e che mi hanno piacevolmente colpita, sia prodotti di make up che prodotti per capelli, perché voi mi dite sempre che bei capelli che hai, che bei capelli che hai, che bei capelli che ha. È vero, io adoro i miei capelli, infatti se penso che devo tagliarli per l'estate perché comunque non posso avere i capelli, vedete? Così lunghi perché veramente non riuscirei proprio. Già il caldo, le cose, il mare, avrò la paglia a posto dei capelli, quindi comunque li devo tagliare perché comunque ho già dei problemi che mi sta risolvendo un prodotto in particolare. In pratica io ho fatto lo shatush qualche anno fa. No, un anno fa, tipo, e mi sono rimaste soltanto, diciamo, queste punte sciatusciate, che tutti quanti si pensano che sono i riflessi naturali dei miei capelli, ma non è così. È lo sciatus che mi è rimasto, diciamo, sotto le punte qua. E ho delle punte davvero secche, raga, sono paglia, cioè mille doppie punte, cioè una roba schifosa. E praticamente sto risolvendo questo problema facendo un impacco con questo prodotto qui che scusate se guardo da qualche altra parte, che mi hanno dato al Cosmo Prof. Praticamente è un olio di è un burro di karité naturale, spero che si può vedere. È un burro di karité naturale che va applicato dopo aver fatto lo shampoo sui capelli umidi. Tenerlo in posa, diciamo, per una decina di minuti e vi assicuro che il risultato è miracoloso. Io, dopo che ho utilizzato questo prodotto qui, peccato che ne ho soltanto un altro di questi campioncini perché è davvero fantastico. Devo assolutamente trovare un prodotto simile perché veramente mi ha salvato da avere capelli veramente orribili. E quindi questo prodotto qui io ve lo straconsiglio perché è un prodotto che potete trovare anche, cioè è un prodotto inglese, quindi lo potete reperire facilmente ed è della marca, il sito è mazzuri.co.uk. Vi lascerò giù nell'info box per chi è interessata, il link di questo sito perché davvero, raga, mi sto trovando benissimo con questo prodotto, davvero buono. E mi ha stupito, diciamo, questa cosa perché pensavo che, essendo comunque un burro, mi lasciava i capelli unti, pesanti, invece non è assolutamente così. Una volta che voi, diciamo, il capello si è andato ad assorbire questo burro, voi avete dei capelli
raga, morbidissimi, cioè robe assurde. Sicuramente se non riesco a trovare nulla di simile me lo comprerò sul loro sito perché è davvero fantastico. E poi l'ho visto al Cosmoprof, diciamo, il prodotto, ed è un bello vasetto, bello grande, costa abbastanza perché mi pare costa intorno ai 29-30 euro, però comunque è un prodotto naturale, all'interno non ha schifezze, ve lo dico per certo, perché l'Inci me l'ha detto Federica che è molto molto buono. Io non ne capisco un cazzo di niente, come voi sapete, quindi mi ha detto ah, l'Inci è anche buono, quindi ottima ottima cosa. E niente, vi volevo consigliare questo prodotto perché i capelli lunghi come me, un po' sfibrati alle punte, perché è davvero miracoloso. Poi sto utilizzando per fissare la messa in piega questo prodotto qui, Brazilian Keratin Spritz Gold. Questo prodotto non credo che potete reperirlo in Italia perché è un made in USA e il sito è www.universalbeauty.com. Non so se effettua, diciamo, spedizioni in Italia. Comunque praticamente questo prodotto è a base di cheratina ed è tipo una lacca, raga. Però a differenza delle lacche nostre che tendono, diciamo, a fissarsi e indurire il capello, questo qui lascia i capelli belli, come devo dire, belli sinuosi, morbidi. Diciamo, la messa in piega c'è perché io l'ho utilizzata, vedete, anche per l'effetto onde sui capelli, però vedete, non sono appiccicosi, sono belli morbidi, lucenti. Infatti ha anche una funzione per rendere i capelli più luminosi, una roba di queste, ed è 100% natural keratin. Era uno stand che ho sgamato nel casino più totale del lunedì nel padiglione, mi pare 30, e vendeva tutti i prodotti per capelli particolari. Era saltato questo stand, quindi ho pensato, ah, se c'è molta gente significa che i prodotti sono buoni. Infatti stavano un sacco di parrucchieri che acquistavano i prodotti da questo signore. Costavano davvero una miseria. Io questo l'ho pagato 2 euro e il gel per capelli al mio ragazzo 1 euro, ed era un bozzone di questo tipo ed è 100% olio d'argan, e non vi dico che odore ha quel gel. Comunque davvero ottimo ottimo prodotto. L'anno prossimo sicuramente passerò da questo stand a prendermi vari prodotti per capelli perché comunque sono soddisfatta da questo prodotto qua. E poi vi volevo far vedere cosa mi è arrivato in questa settimana, perché volevo mettere in chiaro una cosa, che io non è che collaboro con la Urban Decay, perché voglio dire, è assurdo che Urban Decay mi caga, però ho pubblicato ultimamente su Instagram, perché anche se non giro video, raga, io aggiorno sempre tutti i social, Facebook e Instagram, e quindi voi mi trovate lì. Sono viva, non vi preoccupate. Vi lascio come sempre giù nell'info box i link ai miei social, e ho pubblicato la foto di una palette, diciamo, dell'Urban Decay, la Smoked, e dei prodottini che mi ha inviato la V7 cosmetici e nulla. Comunque ci tenevo a precisare che quella palette non è originale, ma è un fake proveniente dal sito Great by Makeup, che vi lascio giù nell'info box. E devo dire che rispetto a T-Mart è un sito davvero di ottima qualità, nel senso, sì, io ho aspettato 2 mesi per avere questa palette, infatti pensavo o che il pacco era stato perso o che pure addirittura non me l'avevano spedito un cazzo di niente, quindi cioè, avevo proprio perso le speranze. L'altro giorno viene il postino con un pacco proveniente dalla Cina e io la prima cosa che ho pensato è non, chi sarà mai, perché mai a pensiero che dopo 2 mesi mi arrivava sta palette, invece sì. Allora voglio coprire un attimo l'indirizzo, vedete, me l'hanno spedito in questa busta strapiena di pluriball, strapiena, raga. E la spedizione mi pare che è gratis e viene fatta con China Post, cioè senza tracking, senza nulla, quindi è anche molto molto più lenta. E poi, oltre a tutto questo pluriball, all'interno era stata, diciamo, imballata con altro pluriball. Ma comunque, rispetto alle palette che vende il sito T-Mart, che è comunque un sito cinese, questa qui è nettamente superiore. Vi faccio vedere lo scatolo perché io poi lo andrò a buttare, però vedete qua. È fatto benissimo.
davvero molto molto bella. All'interno porta pure il dépliant con tutti i look da poter ricreare con questa palette, cioè praticamente è identica, si può dire. Ma poi la qualità degli ombretti è davvero buona. Se ho fatto questo trucco che mi vedete su, adesso mi avvicino. Non so dove guardare, raga, sembra che sono strabica. Comunque questo trucco qua. E la palette in questione è questa. È zozza che fa schifo. Ovviamente si vede che non è l'originale dal packaging esterno, perché comunque sì, è fatta di questo tessutino della Smoked, però non è, diciamo, la stessa qualità. La è fatta sempre con la cernierina, poi qui c'è Smoked Urban Decay, davvero, raga, identica, persino gli ingredienti hanno copiato. All'interno c'era una matitina che dopo vi andrò a mostrare. Questa è la palette. Se la vedete un poco sminchiata è perché praticamente si era incastrata la matita all'interno, e per toglierla ho utilizzato le unghie. Vedete, tipo questo ombretto qua si è graffiato, oppure quest'altro qui, no, questi qua li ho usati. Comunque alcuni sono sminchiati per questo motivo e sono di una scrivenza assurda. Vi faccio vedere per dirvi il marrone. Il nero è impressionante, questo è il nero, poi vi voglio far vedere uno shimmer, faccio vedere il marrone sminchiato, fanno veramente paura, vedete? La qualità è davvero molto molto buona. Per dirvi, vi faccio vedere anche questi due chiari qua matte, che sono super super scriventi, davvero ottima. Ma no, raga, sembro una strabica perché non mi trovo, scusatemi. Davvero ottima come palette. Mi voglio pulire perché davvero macchia come cosa, però vi giuro, è paurosa sta palette qua. Molto meglio rispetto a quella di La Vice, che comunque scrive, l'altra fake che vi ho mostrato nel video scorso, però questa veramente mi ha lasciato sbigottita, senza parole, perché anche gli ombretti durano molto. Ho utilizzato anche il primerino l'oro che esce dalla palettina, che sarebbe il fake sempre del Primer Potion dell'Urban Decay, e l'ho usato anche per questo trucco, giusto per provarlo. È un pochettino appiccicoso, ci vuole un po' per asciugarlo, però raga, cioè è un primer fake, non è che stiamo parlando del primer di Urban Decay, ci può stare onestamente. E quindi niente, mi ha stupito moltissimo questa palette, ve la volevo mostrare perché comunque la reputo di buona buona qualità, nonostante è un, diciamo, nonostante sia una palette pezzotta, comunque è fatta molto molto bene rispetto al sito T-Mart. Vi lascio giù nell'info box il link al sito Glit by Makeup, dove potete trovare tantissime palette di altri brand. C'è anche la Too Faced, c'è anche la Lorac, ci sono un sacco di palette. Vi ripeto, l'unico problema è che vi arriva dopo un po' di tempo. Sarò che sono stata io sfigata che l'ho ricevuta dopo 2 mesi, però ci ha messo un po' per arrivare, questo ve lo volevo dire. L'ultimo prodotto che non è per qualcosa, però negli occhi non la userò mai perché comunque, diciamo, è roba cinese, la metto su solo come liner, è la matita che stava all'interno, che sarebbe la dupe, la fake della matita nera, la 24 ore di Urban Decay, e vi faccio vedere la scrivenza. Vedete, è bella nera. Comunque, raga, sono scriventi questi prodotti. Io non la metto nell'occhio perché sono un po' schifetta per questi prodotti qua, però è veramente buona. E poi vi faccio vedere come ultimi due prodottini il rossetto che sto indossando,
che fa pandan con la mia magliettina, che è una magliettina della linea Basic di H&M. Se qualcuna di voi è interessata, è stata un affare, perché praticamente al mercato, al banchetto, diciamo ai banchetti dove vado io, c'è un banchetto che porta degli stoccaggi di H&M. Questa magliettina che mi vedete l'ho pagata tipo 3 euro e ho trovato anche un jeans modello boyfriend a 6 euro. Io contentissima, mi va un po' largo, però raga, mi interessa proprio, l'ho pagato 6 euro, che me frega. E volevo mostrarvi questo matitone che mi ha omaggiato NYX al Cosmo, però poi non ve l'ho mostrato, diciamo, indosso, ed è il Chunky Dunk Hydrating Lippy nella colorazione Room Punch, ed è questo colore qua. È molto molto bello, è un idratante, è un setto nei denti, è uno sheer, quindi non è un matte, però è molto molto carino. Come durata non vi so dire, perché questo rossetto qua l'ho messo in albergo la sera quando sono stata al Cosmo proprio, però sono scesa subito a mangiare e quindi ovvio che non ho avuto neanche il tempo di seccarsi, che mi sono strafogata, e quindi niente, non so. Ora vedrò oggi la durata di questo prodotto e vi farò sapere, però il colore è davvero molto bello, molto primaverile secondo me. E come ultimo prodotto che avevo una voglia matta di provare, però mi ha un po' delusa, è questo prodotto che mi ha mandato V7, ed è la Brow Twister nella colorazione Dark Brown. Raga, scusate, ma mi ci devo ancora abituare. È una, allora, la V7, raga, è una marca che costa poco, quindi comunque non bisogna aspettarsi grandi prodotti, grandi cose, però mi è interessata come prodotto, perché vedete la matita com'è fatta. È fatta storta, vedete, è obliqua in questo modo qua, e ho detto questa è il pezzone, sta matita, perché in due passaggi ti fai le sopracciglia, perché è come se avesse il pennello incorporato, cioè ha la forma del pennello e il prodotto, diciamo, è a forma di pennello, ma non è così, perché è molto molto morbida, non è all'interno la quantità di cera è davvero minima. Essendo molto morbida, non ve la consiglio, oppure io la utilizzo, l'ho fatto le sopracciglia oggi con questa solo per, vedete, nella parte finale, ma nella parte iniziale io ho utilizzato la matita di Catrice, perché comunque è molto molto cerosa e non rischiate che vi si squaglia tutto, ma l'ho utilizzata solo per creare l'arcata e la codina. Vi faccio uno swatch anche di questa. Cioè, così sembra poco scrivente, vedete? Ma una volta che la mettete su, è molto molto morbida, e per me, che sono abituata a prodotti secchi, come l'eyeliner di Wycon o la pomade di Anastasia, che sembra molto morbida una volta che ve l'ho andata a prelevare, ma quando l'andate a lavorare si secca subito. Quindi non mi ci trovo con questi prodotti, diciamo, morbidi per sopracciglia. La sto sfruttando in questo modo, perché comunque mi favorisce, diciamo, riesco a fare subito l'arcata, diciamo, delle sopracciglia e la codina proprio per la forma che ha questa matita. E niente ragazze, io spero che questo video si vede decentemente. Mi scuso se sembro una strabica che non so dove cacchio devo guardare, però perdonatemi, è il terzo video che giro con l'iPhone. E niente, spero di aver fatto qualcosa di decente e di carino. Io vi mando un bacione, mi scuso per l'assenza, ma vi ho spiegato i vari fatti che mi sono successi, che comunque non ho avuto tempo. Ieri che era il 25, sono andata al lavoro e quindi non ho potuto girare video, e poi me ne sono andata a Sorrento. Tie, raga, stupenda Sorrento, veramente stupenda. Se c'è qualche ragazza di Sorrento che mi segue, la vostra cittadina è spettacolare. Mi sono mangiata il gelatone, scusate il gesto inconsulto, come dice Camilla, dove c'è, perché Sorrento ha una gelateria famosa in tutto il mondo, credo, per questi gelati particolari che ci fanno tutti i VIP, tutte le cose. Comunque veramente stupenda, è stata una bella serata, e niente, quindi anche ieri sono riuscita a girare video, ma oggi non scappa, ed eccomi qui. Niente, sto parlando a vagante. Niente, raga, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!